AQS classe S4, chiamiamo per i piloti per passione sulla violetta Agostino Fallara. Agostino Fallara ritira anche il gruppo, l'assoluto di gruppo S, e come sapete l'uricampione italiano, quindi non ha, penso che Agostino Fallara non ha bisogno di presentazioni. Grazie Agostino. Passiamo alla classifica assoluta del quarto slalom, del quarto slalom di Luzzi. Mi dicevi Massimo, possiamo andare sull'assoluto, nessun problema? Perfetto, dei piloti per passione, quinto assoluto su Fiat 127, quindi già vi ho detto il nome, quinto assoluto, chiamiamo Agostino Fallara. Vieni Agostino, quinto assoluto sulla violetta della New Generation sul Radical SR3. Quarto classificato Paolo Almirante Nicola, che si avvicina, che ha disturbato fino adesso, no, il numero uno non è uscito. Quarto classificato Paolo Almirante Nicola. Paolo dall'altra parte. Terzo gli scacchi, sempre della New Generation sul Radical SR4, Eugenio Scalercio, terzo classificato. Su Elia Abrio, secondo classificato, dopo una splendida lotta con il primo della New Generation Racing, il veterano Gaetano Piria. Applausi! Bravo, San Giovanni! E oramai è rimasto solo lui, su Elia Abrio ST09, di classe 1000, della Piloti per Passione, Gaetano Rechichi! E il microfono non ce la fa più, non ce la fa più il microfono. Primo assoluto, oltre a ritirare il trofeo del primo assoluto, riceve un premio anch'egli offerto dall'Art Design dei fratelli Fava. Bene, questo è il podio del quarto slalom. Guardate che c'è la telecamera accesa, ragazzi, sta registrando. Massimo, vieni qua che facciamo una foto di gruppo. Anche Ida, ci dobbiamo stringere, puoi provare ad allontanarti anche tu. Oh, grazie. Ci siamo tutti? Fanne qualcuno in più. Grazie, grazie ragazzi.